Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo qua al castello. Beh, a quanto pare la strega ci ha già superato. Dobbiamo riuscire ad entrare. Fermi, voi altri, fermi! Non potete certo entrare. La città è assediata e probabilmente fra poco lo sarà anche il castello. Lady Cecilia ha detto di non lasciare entrare nessuno. E poi chi siete? Qual è il motivo della visita? Cosa? Tu sei il famoso Mario? Io sono Luigi. Cosa? E tu saresti il celebre Luigi? Chi è Luigi? Non lo so. Poverino. Se sei davvero il famoso Mario del Regno dei Funghi, dimostramelo. Quel salto. Ah, certo. Questo è Mario? Non lo so. Vorrei sapere, questi due Mario e Luca, Luigi, cosa vengono a fare al castello? Sì. Hai capito? Assolutamente no. Interessante. Non importa. Comunque sia, non possono entrare. Che se ne vadano subito. Quella non è la rosa del principe fagiolino, ma siete suoi amici. Beh, ripensandoci forse dovremmo farli entrare. Insomma, con quella rosa ed il vostro aspetto buffo, vi accordiamo il permesso di entrare. Davvero buffi. Grazie. Il castello è sotto assedio, ovviamente la guardia reale resta ferma. Va bene. Di qua è chiuso. Questo vuol dire che dobbiamo andare di qua. E io intanto mi prendo le monete, che fanno ovviamente sempre comodo. Fa sempre comodo dell'altro denaro. Qua, se non sbaglio, e questo è uno dei motivi per cui io mi ricordo che ci sono casse segrete, è la zona qua sotto. Qua sotto per voi. Io so che qua sotto ci sono delle casse segrete. È quello il punto, io non mi ricordo dove sono tutte le ceste segrete. Guarda, signor Mario, signor Luigi. Oh, ma guarda, io sono Lady Cecilia, prima donna del castello. I guardiani mi hanno detto di voi. Siete davvero Mario e Luigi? I fratelli più famosi del mondo? Dopo Jonas Brothers. Ah, sicuramente salti del genere li possono fare solo Mario e Luigi. Cosa? Cosa mi vuol dire? Si parli a voce più alta. Che confusione! Si parli a voce più bassa. La città è in rovina e anche il castello è sottoposto ad una severa vigilanza. E la cautela non è mai troppa quando due come voi vogliono incontrare la regina. In qualità di sua ministra, vi impedisco di vederla per il bene della mia signora. Pip! Oh cavolo! Aia! Ascoltate bene! Se siete davvero Mario e Luigi, dimostratemelo riparando l'acquedotto al castello! Se lo aggiusterete per bene, vi farò incontrare la regina! Bene, vediamo come lavorano i due idraulici più famosi del mondo! Oh cavolo, Luigi! Ci stanno facendo lavorare in nero! Va bene, intanto salviamo. Perfetto, possiamo continuare. Ma guarda, dei nemici riutilizzati solo con un colore diverso. Okidoki. 1, 2 e vai. 1, 2 e vai. Perfetto. Allora, speriamo di salire di livello presto. Anche se ne dubito, purtroppo. Ecco fatto. Parabam. Prendiamo i nostri nuovi martelli. Vieni qua tu. Vieni qui. Maledetto. Ecco fatto. Occhidocchi. Oipidocchi. Ecco qua. Ho cambiato cavo, tra l'altro. Mi sembra che a livello di reattività sia migliorato. Mi sembra molto migliorato. Magari sono io, aia, che mi sto abituando un secondo meglio. Ecco qua. Pa-pa-ra-pam. Allora, acquedotto da riparare. Lì c'è ancora uno.
Qua c'è qualcosa, direi di no, però aspetta. Occhi d'occhi. E ora. Uff. Spero veramente di salire di livello presto. Ecco fatto. Aia, e che cavolo. Me ne sono accorto troppo tardi che avevo lasciato troppo presto. Ah, così? Due turni a ciascuno? Pavara. Ok. Devo fare più attenzione. Sti cosi qua hanno dei tempismi strani. Uno, due, tre. Perfetto. E vai. Hanno solo 10 di vita. Uno, due. Ecco fatto. Spero che verso... Perché non voglio essere ottimista, ma spero che per i 1000 saliamo di livello. Ecco qua. No. Uff, meno male. Ecco fatto. Dovevo puntare a questo qua, visto che Luigi gli aveva fatto meno danno. Ecco fatto. Problema risolto. Allora, con calma. Pizzico, occhi tocchi. Certo che le tubature del castello, sono un pochino infestate. Fanno un pochino schifo. Ma se aggia essere sincero, fanno un poco schifo. Ah, dannazione, i tempismi. Sti nemici qua hanno dei tempismi stupidi. Eppure riesco comunque a sbagliarli. Ecco qua. Parapam. E visto che abbiamo preso un funghetto, direi di utilizzarlo ben bene. Uno e due. I sciroppi per adesso non ci servono, quindi. In teoria in questa zona non servono proprio gli sciroppi. Ah, cavolo. Allora, uccidiamo lui. Dannazione. I tempi. Mi urta a me stesso riuscire a sbagliare questi tempi, perché non li sbaglio mai sul Game Boy o sul DS. È giocarlo da così che mi fa strano, perché non lo so, forse è una questione mentale che ce l'hai lì in mano e lo vedi subito. Ma vederlo su uno schermo così mi viene strano. Comunque sì, mi sa che saliamo di livello per i 1000. Speriamo. Non c'è nulla qua magari? No? Che ti mettono queste piattaforme qua? Poi nel tempo utile non c'è nulla. Uno, due. Ecco fatto. Allora, tu. Via. Fortuna, addirittura. Tanto finché... Scusa, finché mi vieni così vicino. Oh, Nukate Kurunuka, scusatemi. Quando mi approcci da così vicino, è ovvio che ti colpisco. Il problema è quando sei così lontano che diventa difficile capire il tuo tempismo. Quando sei così è palese che ti prendo. Ecco fatto. Parabam. Oh, quasi ai 1000, però siamo saliti di livello, per fortuna. Cosa aumentiamo? Baffi? Mi sembrava di aver visto un 4, ma sono abbastanza sicuro che non esista il 4 in questo gioco. La difesa siamo a posto. L'attacco aspetterei. Qua mi sembra di vedere un 1. Baffi. Ma esiste davvero il 4 in questo gioco? Ho avuto... O già lo sapevo e non me lo ricordavo. Ho appena avuto una rivelazione incredibile. 4. Yes! I am! Bravo, Luigi! Cacchio! Che soddisfazione, Luigi! Vieni? Ecco fatto. Occhi tocchi. Allora, io punterei subito... Ah! Solo perché ti ho appena lisciato i baffi, Mario. Madonna mia! Pensa se non glielo facevo. Se non te lo facevo facevi schifo. Al prossimo giro comunque aumentiamo l'attacco, se riusciamo. Che palle.
Uno, due. Oh! Ok, perfetto. Allora, tu. Ecco fatto. Luigi, crepalo di mazzate. Pure con la fortuna non siamo riusciti ad ucciderlo. Dai. Ecco fatto. Ora i tempismi li ho riassimilati. Non puoi sfuggirmi. Per un secondo ci ho sperato in un colpo fortuna, però non è che possiamo sempre averla. Allora, qua c'è la valvola che dobbiamo aprire tra poco. Qua non c'è niente. Qua non c'è nulla. Ok, scusa. Vabbè, parlerà della valvola. Ok. Uno. E vieni qua. Due. Fum. Colpo d'acqua. Barriera aperta. Complimenti. E allora proseguiamo di qua. E saltiamo in testa sto schifo. Troppo tardi. Stavo per dire saltiamo in testa sto schifo blu. Uno, due, tac. E che non ti pareva che non mi dava un colpo? Ci ho sperato in un colpo fortunato, eh? Vabbè, dai. In teoria. Esatto, dovremmo ucciderlo così, stavo per dire. Non capisco mai quando fanno un salto oppure due. Cioè, se c'è un modo per capirlo prima, però. Ecco qua. Pa-ba-ra-bam. E abbiamo ottenuto due funghi. Allora, di qua c'è quello, qua c'è un fungo e uno sciroppo preso al volo. Ti sta bene. Allora, io ucciderei prima questi, perché se lo meritano. Ah, ho sbagliato io. Me lo sono meritato. No. Ecco fatto. Me lo sono meritato quel colpo. Ho saltato col tempo sbagliato. Tanto di funghi ne siamo pieni e ne saremo pieni. Vedi cosa succede a rasciare. Sbagli i tasti. Di funghi non avremo mai problemi, quindi. Funghi, super funghi. Qualsiasi tipo, ecco, appunto. Occhi tocchi. Ecco. Due. Allora, uccidiamo prima. Sì. Quelli. Col guscio. Uno, due, no. Non riesco a capire se e quando fanno l'attacco con uno o due salti, ti giuro. Perfetto, vabbè. Non è stato il migliore dei colpi, però comunque sono morti. Allora, dobbiamo azionare la pompa. Qua non c'è niente che io possa attivare, giusto? Noi siamo arrivati da qua? No, siamo arrivati da qua. No, scherzavo. Ah, giusto, giusto. Allora. Lo so, hai ragione Luigi, scusami. Puff, puff, puff. Allora, quindi. Uno, due, tre, quattro. Elevator. Ecco, vediamo cosa si nasconde da questa parte. Un'altra leva. Con un fungo e un altro fungo. Ok. Quindi quella leva di là probabilmente non attiva nulla di importante, diciamo. Andiamo di qua. Ecco, fatto, non c'è nulla di nascosto qua. È come con Dark Soul, quando vedi una zona vuota pensi subito, ma non è che c'è qualcosa che si nasconde lì? Ah, aspetta. E che non me lo ricordo che ci sei tu? Dai. Non mi ricordo solo se... Cioè c'è solo un nemico o ce ne sono più di uno? E ti pareva. Ok, martelliamolo. Ecco fatto.
Oh, finché rimani confuso a me non fa nessuna differenza, anzi, mi fai un favore. 1, 2. Non riesco a capire quando fa 1-2 salti. E siamo saliti di nuovo di livello, perfetto. Se riusciamo... 4 di attacco ma 0 di fratelli, Beh, per adesso non ci serve. Ho visto degli 1. Vedo tanti 4. I baffi siamo a posto. Vedo degli 1. Ok, andrei. Vedo degli 1. Andiamo di velocità. Ok. Luigi no? Peccato. Vediamo. Non credo ci sia nient'altro. Ovviamente. Allora. 1. E... andiamo. 2. Ba-bam. E allora si prosegue. Questa, se non sbaglio, è l'ultima zona. Esatto. Questa è l'ultima zona e in teoria dovrebbero apparire dei nemici. Ba-ba-ra-bam. No, in realtà non credo che appaiano nemici, ma si apre quella zona qua. Oh, grazie, grazie. Oh yeah. Ah, voi sareste i fratelli Mario e Luigi del Regno dei Funghi. Ma come mai vi trovate da queste parti? Questo posto. Cosa? Vi avrei obbligato a stare qui e vi avrei chiesto di riparare l'acquedotto? Strano, molto strano. Siamo rimasti rinchiusi qui tutto il tempo per difenderci dalla strega ghignarda. Forse l'ediceccia che avete conosciuto è... Mario, Luigi e Sciocchi, siete caduti nella mia trappola. Una volta riparata l'acquedotto, il sistema di sicurezza del fagiolo stella si blocca. Strega ghignarda, presto, prendiamo quel fagiolo stella e togliamoci di torno. Finalmente, finalmente, ora posseggo sia il fagiolo stella che la voce della principessa Peach. Puff. Ciò che fa avverare ogni desiderio, il fagiolo stella. Ah no, era lei. Siamo sempre rimasti qui a proteggere il fagiolo stella. Abbiamo evitato che cadesse nelle mani malvagie. Non c'è più alcun dubbio, la strega ghignarda è alla ricerca del fagiolo stella. Oh, eroici fratelli baffuti, veloci, vi prego, recatevi del fagiolo stella. Non bisogna permettere che il fagiolo stella cada nelle mani di quelle persone. Presto, presto, sbrigatevi. Allora fammi vedere prima cosa c'è nascosto qua dentro, ovvero un fungo, un altro fungo, un altro fungo, un po' di soldi. Dammi tutti i soldi. E uno sciroppo. Se penso che la strega ghignarda si trova all'interno del castello, credo che me la resterò qui. Vabbè, certo, bravo, coraggioso. La regina sarà al sicuro? Chi lo sa, mi dispiace, ma non lo so. Allora, salviamo perché il prossimo giro dovremo fermare la strega. Il castello di Fagiolandia, l'acquedotto. Perfetto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.